Burloni, bentornati in questo nuovo video della vita in città 2. Oggi parto subito leggendo due commenti. Il primo di Ivan Style che mi dice: comunque Marci, dato che con le missioni puoi costruire sempre più pezzi di arredamento, perché non fai un negozio dove vendi i pezzi d'arredamento? Allora Ivan, è una bella idea. Devo passare la palla agli altri burloni che ci stanno seguendo, quindi voi che mi state seguendo nei commenti, ditemi cosa ne pensate a riguardo di questo commento di Ivan, che secondo me è molto interessante. Ma vi rispondo un pochettino io e ditemi se siete d'accordo. Secondo me lui ha ragione, effettivamente stiamo trovando tante cose che ci permettono di arredare, però c'è un però: non abbiamo tante cose per creare un vero e proprio negozio, quindi di conseguenza io aspetterei un attimo. Cosa ne pensate? Ditemelo sotto nei commenti. Adesso leggo il secondo commento di Flavis, che oltre a dirmi che i miei video sono fantastici, grazie Flavis, ti mando un super abbraccione, mi dice: negli item frame dei crafting ti consiglio di mettere ciò che ti fa creare e non di lasciare ad esempio crafting 1, crafting 2, crafting, insomma i nomi che ci sono di default. Effettivamente ha ragione, penso che lo faremo nelle prossime live, e una delle prossime live sarà proprio questa sera alle ore 8:30 nel mio canale Twitch. Trovate il link nella descrizione. Mi collego a questa cosa per dirvi che lunedì sera sono stato in live e ho fatto tutte queste stradine qua. Sono riuscito a completare un sacco di stradine, ho messo tutti i cartelli che ci servivano per fare il primo di tutte le quattro quest che ci avevano chiesto per questo livello. L'ho fatto in live perché erano cose un pochettino più noiose da fare in video. Comunque non vi preoccupate, vi faccio sempre vedere tutto. E oltre a quello ho anche sistemato il mio magazzino, che secondo me è davvero molto bello in questo momento. Oggi non perderei troppo tempo, perché le missioni che ci sono state date per il livello 5, per arrivare al livello 5, sono abbastanza complicate, ed è per questo che vi faccio vedere il mio inventario. Guardate l'inventario. Ho tanti picconi in ferro, e voi direte: Marci, come mai c'hai un sacco di picconi in ferro? Beh, perché effettivamente abbiamo una cosa abbastanza interessante da fare, ovvero costruisci due ponti sul Po e va bene. Imposta il nuovo villaggio di Fairy Kingdom nel Nether. Raga, questa cosa è davvero molto difficile da impostare, perché dobbiamo praticamente buttare giù la metà del Nether, perché noi siamo in un buchino. Quindi oggi inizieremo proprio da questo, e ora vi farò vedere il mio progetto. Mangiamo, mangiamo, insomma, eccoci qua, siamo nel Nether. Come ben vedete c'è già un tunnelino che mi porta in fondo. Perché questo? Perché ho pensato di fare una cosa interessante. La prima è di spostare la Wasteland, perché ho scoperto che si può, vedete che si può spaccare. In qualche modo si può spaccare, non mi ricordo come ho fatto, ma si può spaccare. E qui bisogna spaccare tutto, ragazzi, cioè ci vuole tantissimo tempo per fare tutto. Ma mi sono segnato 19 blocchi a partire dal centro del Nether in ogni direzione. Non ho ancora fatto questa direzione, la possiamo fare adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ho appena rischiato di morire per via della lava, e questa cosa non è stata molto interessante. Per fortuna che ho comprato un sacco di zuppe di pomodoro da Marco e mi posso sistemare al meglio tutto quello che mi manca. Ok, mangiamoci un'altra zuppa che andiamo al massimo. Perfetto. Allora, 19 per ogni zona, ragazzi. Ci vorrà veramente tantissimo. Ma mi metto all'opera e speriamo di finire il prima possibile. Dopo, eccoci qua, ragazzi. Abbiamo appena concluso tutta la zona, diciamo, di spawn del Nether. Vi dico la verità, volevo andare ancora più in alto. Purtroppo, ragazzi, non ce la facevo più fisicamente. Cioè, fisicamente il mio corpo mi diceva: basta, Marci, ti prego, basta, per favore, perché sennò esci veramente fuori di testa. Che cos'è sto tizio qua che mi stava colpendo? Io voglio colpire sto tizio qua. Ma è tipo un... è tipo un phantom del Nether, praticamente. Ma ciao, campione. Vieni qua. Piace?
Oh, un morto? È morto. Con le luci comunque sfonano lo stesso Magma Cube. E su questo, ragazzi, farm assoluta di Magma Cube. Purtroppo non ci si può fare niente. Allora, qui abbiamo tutte le cose per la Waystone. E voglio metterla leggermente sul lato. Non mi piace la zona in cui era prima. Sinceramente non mi piacciono neanche questi Red Nether Brick così. Allora, questa spada qui dobbiamo salvarla in qualche modo. Utilizziamo quella con Mending momentaneamente. Potete morire gentilmente. Perché spawnano? Cioè, prima non spawnavano sempre, poi spawnano, e poi non spawnano, e poi spawnano. Vedete, è molto casuale. Non ho mai capito perché di questa cosa. Comunque, io direi che qua ci mettiamo sicuramente la nostra Waystone. E la chiamiamo di nuovo Fairy Kingdom Nether. Ok, done. Perfetto, ragazzi. Così poi possiamo venire quando diamine vogliamo. Ma la voglio fare molto più grande rispetto a quella che era prima. Voglio fare un po' una di quelle Waystone come lo è nel villaggio principale, che secondo me è fondamentale. Allora, io direi che possiamo andare da Steve Fere a prendere un po' di Netherrack. Ho deciso che tutte queste cose qua che io ho preso tramite lo svuotamento, diciamo, di questa zona del Nether, le butterò tutte, perché non le voglio utilizzare. Voglio utilizzare solo le cose che sono in vendita dagli altri. Questo non sarebbe corretto se le utilizzassi. Penso che voi siete abbastanza d'accordo su questa cosa. Ed infatti vi dico anche un'altra cosa, che vado a prendere. Ma porca miseria, ma tu, ma adesso devi venire qua. Ma io non ho capito, io scusami un attimo, eh. Io vado a prendere subitissimo il legno rosso, con il quale vado a fare dei dettagli. Vorrei fare la casa del sindaco nel Nether, ma siccome non mi è ancora stata richiesta, ma mi è stato solo richiesto di impostare la zona del Nether, mi sembra che attualmente non dovremmo farlo. Mi dispiace che per questo livello non abbiamo da ricevere dei soldi, perché cavolo, con tutto lo sforzo che ci ho messo, ragazzi, qualche soldino, siamo sinceri, ci poteva stare. Andiamo di spruce, che secondo me è quello che avendo di più ha più senso, ma anche il mangrove fence ci possiamo prendere volentieri. Qua ho ucciso un tizio leggendario, dopo le metto via per bene. Vediamo un pochettino se abbiamo qualcosa che ci può servire, ma direi anche di no. Però in realtà abbiamo questo mangrove log che mi porto via, perché come ben sapete a me il bianco piace parecchio. Quindi andiamo nel Nether e facciamo un po'... decoriamolo un pochettino adesso, cavolo. Per chi me lo stesse chiedendo, come ho fatto a portare la grass all'interno del Nether? Se vi ricordate, in uno dei primissimi episodi avevamo trovato un blocco di grass block. L'ho utilizzato in questa maniera. E comunque venerdì andrò a chiedere a Kendall se mi fa un piccone con Silk Touch. Altri soldini da Marco spesi, ma ciao. Cagnolini. Ehi, no, io sono buono. No, io sono fantasticamente buono. Mi lasciate stare, eh? Per favore, dai, non sto facendo niente di male, gentilmente, per favore, non facciamo i cattivi, gentilmente. Allora, io qui farei una cosa di questo tipo. Siccome mi piace tantissimo il colore che dà questo cherry, vado a togliere tutti questi lati qua e ci metto il cherry. E poi andiamo a utilizzare le slab per, diciamo, connettere il tutto. E ovviamente utilizziamo le slab di spruce, che secondo me sono le più carine. Allora, facciamo così, vediamo come sta. Ma sai che secondo me è veramente stra bello, raga. Mega bello, ragazzi. Proprio tanto. Allora, qui possiamo metterne ancora un po'. Direi che, essendo che abbiamo dei mangrove, queste cose qua di mangrove, io le utilizzerei per fare qualcosa. Tipo, andrei qui e poi farei uno. Non mi far cadere, ti prego, non mi far cadere. Raga, sto prendendo un sacco di danno. Ma dai, ma comunque è incredibile sta cosa, eh. Ok, mi hanno droppato i libri comunque sti tizi qua, cioè, ma si può, ma è fastidioso, ma prima non ne spawnavate così tanto. Allora, oh, questo è leggendario, bello, ma questa è tipo una farm di libri. Ma Kendall, ma vieni subito qua, perché questa, Dynamo e Fuse Cutter, carini questi qua. Villager's Bane, va bene, sinceramente non abbiamo, ma pure Silverfish. Allora, ma, raga, qualcuno mi sta... Non sto facendo niente io. Cosa sta succedendo? Ehi, per favore, possiamo continuare? Per favore. Ok, stavamo dicendo. Ok, a parte che adesso spotto pure il silverfish. Ok, posso? Ok, niente, da qui non posso più salire.
Andiamo di qua e facciamo 1, 2, 3. Perfetto. Qui riesco ad andare qua sopra. Perfetto. E facciamo altri 3. E qui facciamo così. Perfetto. 1, 2, 3. Niente, c'è qualcosa che mi sposta e mi fa laggare tutto. Porca miseria. Ma che cos'è che mi fa laggare? Ma basta. Ma lasciatemi in pace. Ma fatemi buildare con calma. Ok, 2 e 3. Ottimo. Andiamo anche da questa parte. E andiamo poi a fare qualcosa sopra. Secondo me... direi che è la cosa migliore. Allora, io ho sicuramente questi tizi qua che ci possono dare una mano. Questi tizi poi, tizi. Cioè, tizi dove, Marci? Facciamo che ne mettiamo un altro qua. Ok, facciamo così. Facciamo così. Ho comprato troppo cibo oggi, raga, comunque. Ho comprato veramente troppo cibo. Ok, ok. E facciamo così. Ok, perfetto, ragazzi. Adesso da qui io vado a fare il contorno di rosso, direi. Facciamo proprio un contornino quadrato, senza le slab, proprio con il rosso vero e proprio. Ok. E facciamo una sorta di cupola che potrebbe essere fatta un po' meglio con delle foglie di oak, che tecnicamente dovremmo anche avere. Io farei che togliamo questo, che poi andiamo a prendere dopo, ovviamente. Ci mettiamo la slab di spruce. Oh, queste slab qui devono essere messe decentemente, signor Marci. E le mettiamo qua sotto, vedete? Io poi faccio tutto il contorno e secondo me viene una cosa super mega bella. No! No, 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 il ghast no, il ghast no, il ghast no. Ti prego, adesso devi spawnare tu. No! Porca miseria, raga, sta distruggendo tutto. Porca miseria, mi ha distrutto mezzo posto. E raga, io non so come bloccare lo spawning. Mi sa che tocca fare veramente un tetto, perché è troppo troppo alto. Almeno da qui in poi bisogna tirare tutto dritto. Per forza è necessario per la prossima volta. Lo facciamo, ragazzi, non vi preoccupate. Qui la situazione è critica, eh. Qui la situazione è veramente critica. Allora, prendiamo le foglie che ho preso di Archwood. E siccome sono viola, che secondo me sono molto carine, voglio dare anche il tocco viola, che è il colore un pochettino del villaggio. No, ragazzi, secondo me ci può stare come cosa. Facciamo così e facciamo così. Guarda che carino. Guarda che carino che è, ragazzi, con il viola. Stra mega bello. Mi sono accorto solo ed unicamente ora che quando scavavo c'era una nederite e effettivamente non l'ho presa perché era direttamente sopra. Quindi, Steph, quando vuoi puoi venire a prenderti la tua nederite. Sto male, ragazzi, che figata. Comunque, dicevo, adesso dobbiamo fare una cosa molto carina, ovvero quella di creare delle piccole dimore per i viaggiatori che arrivano nel Nether. Vorrei fare una casa per ognuno dei partecipanti della Big Vanilla. Ciao, Marci! Ciao, ciao Marci, ciao. Per ognuno dei partecipanti della vita in città nel Nether, ma non sono sicuro che voglio farla proprio in questa zona qua, ma voglio fare tipo un altro tunnel che ci porta in un'altra zona sempre grande, magari in questa maniera qua. Allora, partiamo subito da quello che voglio fare. Qui abbiamo troppe cose per cui svuotarci, quindi mettiamo tutto in queste chest qui momentaneamente, che tanto non ci serve niente, ragazzi, qua. Allora, devo capire come voglio farlo. Ho dei log particolari che potrei utilizzare. Proprio log, dico. Mi sa che non ce li ho, ragazzi, log da utilizzare. Dovrei utilizzare lo spruce normale, probabilmente. Mi sa di sì. Mi sa che mi tocca utilizzare lo spruce normale, ragazzi. Che in realtà non è che va male. Ah no, invece c'ho gli spruce cosini carini, bellissimi. Quindi approfittiamone. Facciamo direttamente qualcosa con questi spruce qua. La casettina la facciamo direi da questa parte qui. Infatti in questa zona qui vorrei fare delle casettine un pochettino piccoline, non troppo grandi, ma carucce, diciamo. Facciamo 3, poi ci mettiamo il rosso al centro. Il rosso dove l'ho messo? L'ho messo nella cesta di qua. Fatemi andare a riprendere il rosso, che me lo sono dimenticato. Ok, mettiamolo qua, prendiamolo da qua. Concluso anche la casettina, che potrebbe essere proprio la casettina di un nuovo mercante che potrebbe arrivare proprio dal Nether, ragazzi. È una cosa molto molto interessante questa. Quindi, ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video della vita in città. Da Marci è tutto. Ciao!